In occasione dell'8 marzo, giornata internazionale della donna, la Polizia di Stato di Taranto è stata presente in Piazza Immacolata con il camper Questo non è amore. Ma non c'è dubbio, questa è una ricorrenza che ogni anno che passa, per fortuna, fa registrare avanzamenti sul piano del raggiungimento della parità di genere. È ancora una battaglia che le donne portano avanti assolutamente, ma non sono da sole, ci siamo tutti insieme e sta portando buoni frutti. Io credo che oltre al ricordo, alla cerimonia, insomma, da cui trae origine anche questa giornata, cioè la perdita della vita umana, delle operaie, della fabbrica, insomma, se ripercorriamo un po' la storia, grandi passi in avanti ce ne sono stati e ce ne saranno. Anche su questo si misura la civiltà, la democrazia di un paese, e credo che l'Italia voglia essere sicuramente ai primi posti. Quindi dobbiamo garantire, non tanto a mio modo di vedere, delle condizioni di protezione particolari. Io credo che la cosa più importante sia garantire a tutti parità di chance e soprattutto giudizi che siano assolutamente distanti da qualsiasi valutazione di genere, ma che siano invece incentrate esclusivamente sul merito e sulle capacità. Una giornata dedicata a quelle che sono le brutture derivanti dalla violenza sulle donne, sulla violenza di genere. Come ho detto prima, la Polizia di Stato da sempre è attenta a queste fenomenologie, c'è un'attenzione soprattutto nei confronti dei soggetti che subiscono maltrattamenti, ma l'attenzione è anche rivolta a coloro i quali compiono questi maltrattamenti. Oggi abbiamo in piazza il camper, che serve anche un po' per essere da stimolo a eventuali segnalare situazioni o denunce anche in forma meno pregnante, per riuscire a capire quali possono essere i fattori che determinano certe situazioni e dove possiamo intervenire dando il nostro contributo, la nostra professionalità.